si dovrebbe trattare sia degli abiti che indossava al momento della morte, sia di altri effetti personali rinvenuti o indosso al cadavere o nella camera dell'albergo dove aveva passato gli ultimi giorni. Anzi, i ricordi dopo parecchi anni sono un po' cambiati. Prima di mettere la parola fine al caso o di aprire nuove prospettive al processo, è necessario accertare, nei limiti appunto in cui ciò sia consentito dagli strumenti scientifici attualmente a disposizione, come effettivamente Calvi sia morto, se suicida oppure per mano di terzi. Cioè qui c'è solo questa strada.